Diceva Enrico, questa mattina si è riunita la giuria e quindi ha decretato che il vincitore della settima edizione del premio Bearzot è il mister Maurizio Sarri. Vi ricordo il 30 maggio presso il Salone d'Onore del CONI si svolgerà la cerimonia di premiazione e contestualmente verrà anche celebrato il premio nazionale sociale Enzo Bearzot. È un premio che riconosce a delle strutture dell'Unione Sportiva Agri, siano esse strutture provinciali, regionali o associazioni affiliate, un riconoscimento per aver svolto un particolare progetto di valenza sociale. Un premio che viene erogato e per valorizzare appunto le esperienze sociali sul territorio e sia per poterne finanziare la loro prosecuzione. Dostoevskij ha scritto che la bellezza salverà il mondo. Chissà se Maurizio Sarri, uomo di buone letture oltre che grande allenatore, si è ispirato a questa frase nel corso di una carriera che dai campi di provincia fino alla Champions League ha avuto come comune denominatore il bel gioco sempre praticato dalle sue squadre. Anche Enzo Bearzot, pur non essendo un esteta, mise in campo la nazionale più spettacolare della storia azzurra nei mondiali d'Argentina del 1978. Il progetto diventò vincente 4 anni dopo, quando alla bellezza si unì anche la praticità e la concretezza che portarono al trionfo di Spagna 82. Con il grande Vecio, Maurizio Sarri ha in comune anche la capacità di creare una coesione straordinaria nel gruppo di giocatori che guida, uomini che per lui hanno dimostrato di dare sempre il massimo, grazie a un allenatore che con la sua cultura del lavoro ha sempre esaltato e migliorato le individualità, inserendole però nel superiore concetto di squadra. Un maestro capace di scrivere uno spartito originale e sempre riconoscibile da tutti quelli che amano la bellezza anche nel calcio. Premio Bearzot 2017 a Maurizio Sarri. Il vincitore Sarri ha una lunga militanza nel mondo dilettantistico, Una grande carriera. E questo è molto importante per chi come me ha avuto
militanza nel mondo dilettantistico, quindi voglio dire che i risultati, quando partono da una base e quando partono da una grande famiglia come quella del volontariato, della disponibilità e soprattutto del senso sociale, arrivano anche nel mondo, diciamo, aureo del calcio professionistico, che è un grande risultato. Siamo contenti del premio Berzot, perché il premio Berzot non è tanto un premio dato ai risultati che una persona può ottenere, per quanto Berzot fosse molto attento ai risultati, ma è un premio dato soprattutto, come dire, alla vita, al tono, allo stile e ai valori che questi personaggi incarnano rispetto ai valori che abbiamo. Lo sport è un vettore di valori. A volte certi valori, più che spiegarli, basta praticarli, e lo sport, soprattutto con i bambini, è il modo per trasferire dei valori di squadra, di competizione, di sacrificio, di impegno, che a noi sembrano molto adatti in questo momento storico. Ci piace anche il fatto che Sarri abbia una cultura del lavoro particolarmente spiccata. Nella motivazione si indica anche il fatto dell'idea della squadra, che viene prima del singolo, e questo ci sembra, come dire, un aspetto molto importante dal punto di vista valoriale.